Beh, quest'oggi vogliamo continuare a parlare del quadro politico che sta mutando nel nostro territorio, sul nostro territorio, in particolare a Torino. Vogliamo continuare a parlare di elezioni perché nelle ultime settimane un po' di cose sono capitate. Avete visto qua sui nostri, al nostro emittente, al GRP, qualche giorno fa Chiara Appennino, che è ufficialmente in pista, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Oggi lo ringraziamo di aver accolto il nostro invito. Abbiamo Giorgio Iraudo, che pure lui è un candidato ufficiale, candidato di Sinistra Italiana. E da qui partirei, Iraudo, se sei d'accordo, perché, permettimi, viva Dio, la sinistra sembra che voglia battere un colpo anche a Torino. Voglio dire, si esce da quella melassa per cui negli ultimi anni non si capiva bene cosa stesse succedendo, c'è qualcuno che alza la bandierina e dice la sinistra c'è ancora. Beh, io penso che ci sia bisogno di sinistra, ce ne sia anche nella nostra città. Noi siamo in un paese che vede il governo Renzi fare delle politiche che non sono politiche di sinistra, non sono politiche che riducono le diseguaglianze, perché bisogna anche definire cosa vuol dire essere di sinistra. Per me essere di sinistra vuol dire occuparsi di ridurre le diseguaglianze. Le diseguaglianze nella nostra città e nel nostro paese sono aumentate e sono in aumento. Credo che si doveva e si poteva fare di più anche come amministrazione comunale, che spesso si è piegata ai voleri del Premier, che una volta taglia i servizi alle città, un'altra volta le taglia alle regioni. E quindi noi ci siamo candidati e abbiamo costruito una coalizione che è unitaria a sinistra del Partito Democratico, perché pensiamo che bisogna salvare la sinistra in questa città e quindi offrire anche un'opportunità agli elettori che hanno votato il Partito Democratico, ma che non vedono politiche di sinistra, di avere un'alternativa per mantenere questa città alla sinistra. Senti, Raudo, ci sono due obiezioni scontate, almeno una molto scontata, una un po' meno, e a questa discesa in campo io voglio partire dalla meno scontata, che è questa. La sinistra a Torino ha avuto un ruolo, un'importanza enorme nel secondo dopoguerra, nella seconda metà del secolo scorso. A Torino c'è stata tanta sinistra, anche in termini di elaborazione, non fosse altro perché era la culla di quell'operaismo, oppure anche solo di quella cultura operaia, che non potevano avere un insediamento forte, visto il ruolo che ha avuto Fiat nello sviluppo non solo di questo territorio, ma in genere del nostro paese. Però oggi di operai ce n'è sempre meno. Il punto di vista operaio, tra virgolette, è sempre meno rilevante nel contesto anche del dibattito delle idee. Beh, intanto ce ne sono ancora molti e purtroppo molti sono in cassa integrazione, non sono ancora rientrati, come a Mirafiori, come alla Bertone, ex Bertone, oggi Maserati, dove purtroppo dopo un paio d'anni positivi è ritornata la cassa integrazione. E poi ci sono dei moderni operai che spesso non sanno neanche di esserlo, perché ci sono ormai rapporti di lavoro apparentemente individuali, apparentemente si è imprenditori di se stessi, ma si percepisce un reddito e salario assai inferiore a quello che era quello di un operaio, non si hanno garanzie, non si assiste. Ci sono in verità un mucchio di persone che lavorano, ma sono molto deboli e molto fragili sul lavoro. Quindi io penso che qui sia mancata non solo un'elaborazione, sia mancata anche una rappresentanza. Ci sono molte persone che nel lavoro restano sole e quando sono sole non possono far altro che subire. Tant'è che non è un caso che un pezzo della povertà, anche nella nostra città, è dovuta al fatto che persone che potevano vivere del loro lavoro, che potevano pagare l'affitto col loro lavoro, che potevano pagarsi dei sogni, delle ambizioni, dei miglioramenti, invece stanno scivolando verso la povertà. Perdono la casa, non riescono, inseguono un lavoro e magari lo fanno a 45-50 anni, quando è difficilissimo riconvertirsi, ritrovare lavoro, perché nel frattempo è stata allungata l'età pensionabile e difficilmente si raggiunge quella tranquillità necessaria a sé e alla propria famiglia. Quindi io penso che la sinistra debba ripensare al lavoro per come oggi, non per come era il secolo scorso, che è un secolo che ci ha regalato lotte dure, sacrifici e anche grandi conquiste che questo governo ha liquidato come peggio del peggior centrodestra, perché insomma ha fatto a pezzi l'articolo 18, ha inventato un Job Act che ci sta dando una marea di contratti
con i voucher è una stabilità inesistente, per cui non esiste più il lavoro a tempo indeterminato, o meglio, non esisterà per tutti i nuovi rapporti di lavoro, esiste solo per quelli che, avendo un lavoro prima, conservano ancora i vecchi diritti. Quindi io penso che la sinistra non possa prescindere da un'analisi sul lavoro, da una sua rappresentanza, ed è anche per questa ragione che penso che a Torino si debba riprendere un viaggio. Senti, l'obiezione invece più scontata, quella che tutti fanno, però la nascita di Sinistra Italiana rende più complicata la conferma di Fassino sindaco e in qualche modo lo perfianco ad una possibile sconfitta magari al ballottaggio. Ma intanto io penso che noi nasciamo... come Sinistra Italiana, come gruppo parlamentare, a Torino siamo in grado di andare anche oltre, perché aggreghiamo anche tutte le altre forze di sinistra, tant'è che pensiamo a una coalizione che dovrebbe chiamarsi Torino in Comune, oltre che avere riferimento alla sinistra. Il mio problema non è far perdere Fassino, il mio problema è far vincere i torinesi, e far vincere quei torinesi che vogliono una città più solidale, più giusta, che vogliono ridurre le diseguaglianze, che non vogliono che ci siano le due Torino, quella molto bella del centro dove chi ci vive ne gode i benefici, i vantaggi, le attività culturali, quella che porta un turismo anche nella nostra città, e che poi c'è l'altra Torino, quella di persone che possono vivere nella periferia, da Barriera di Milano a Mirafiori Sud, senza venire in un anno neanche una volta nel centro della città, perché succede questo anche a molti nostri concittadini. Questo lo confermiamo nella nostra pratica che quotidiana, sono più di quanto si immagini, sì, cioè, che neanche lo conoscono, certo. che non l'hanno neanche visto, ci passano di corso, lo vivono come un fastidio, o è un costo venirci perché devono pagare le strisce blu, perché non hanno neanche quella possibilità. Io ricordo che durante quel movimento, quell'esplosione di movimento che ha avuto il nome dei Forconi, a Torino ci sono state delle partecipazioni popolari in alcuni quartieri della periferia, che secondo me troppo facilmente sono state rimosse dalla rappresentanza politica di questa città. C'è un disagio che cova sotto la cenere, che deve avere risposte. E noi pensiamo a questo, poi le elezioni comunali sono fatte su due turni, nel primo turno decidono i cittadini, cioè non è che uno si candida al primo turno per perdere, uno si candida al primo turno per vincere. Io francamente mi candido per vincere, per provare a vincere e ad andare al ballottaggio, decideranno i torinesi. Cosa faremo al secondo turno? Non è che lo si deve chiedere solo a me o ad altri. Per esempio, comunque, perché non si chiede al Partito Democratico se appoggerebbe una lista di sinistra al secondo turno? Se la nostra lista va al ballottaggio, il PD la appoggia? Bellissima domanda. Senti Eraudo, altro tema di stringente attualità, sono usciti i dati, come vogliamo definirli, congiunturali, comunque sull'attività produttiva in Piemonte, e Torino è la palla al piede del Piemonte, un meno 1,4%, direi che eloquente il dato. No, guarda, non basta andare a fare un giro alla mensa della Fiat a Mirafiori con Altavilla, manager importantissimo della Fiat, perché quella mensa lì non vede neanche tutti i dipendenti di Mirafiori che ci vanno a mangiare, perché ancora oggi sono pochissimi quelli rientrati. Cioè, su Mirafiori ha pesato un inganno. 5 anni fa, al momento del referendum, venne detto a quei lavoratori: se ci date ragione, fra un anno ritornerete al lavoro. Sono passati 5 anni, adesso stanno attrezzando le linee per il Levante, che è un SUV della Maserati, speriamo che arrivi, ma la sostanza è che intanto a Torino si producono meno auto e si continueranno a produrre probabilmente per tutto l'avvio del prossimo anno. Poi speriamo che quel SUV, e da solo non basterebbe, abbia dei risultati. La realtà è che alla carrozzeria ex Bertone, oggi Maserati, si fa la cassa integrazione perché quei due modelli della Maserati stanno vendendo di meno. Per cui a Torino la crisi non è finita, anzi continua a rotolare su se stesso. Manca un modello alternativo, e il turismo e il commercio o ecco, i servizi. Qual è il punto di vista? Questo è un modello alternativo o è una narrazione che sia un modello alternativo? Io penso che ci sia un po' di propaganda su questo modello. Io sono contento che la mia città sia diventata anche turistica. Sono contento che ci siano delle persone che vogliono andare a visitare Villa della Regina, vogliono andare a visitare la Reggia di Venaria, che ci siano dei musei appetibili a partire dal Museo del Cinema. Ecco, tutto questo va bene, ma tutto questo non sostituisce né la qualità
né la quantità di lavoratori che lavoravano per la manifattura, cioè non basta, anzi spesso questi servizi, il commercio, il turismo portano lavoro povero, portano lavoro di appalto in subappalto delle cooperative, portano lavoro con i voucher. Senso della precarizzazione? In qualche modo sì, cioè portano un lavoro povero che poi fa consumi poveri, e se i consumi sono poveri poi si avvita tutto, si avvitano i piccoli commerci, si avvitano i grandi centri commerciali. Quindi Torino è messa peggio del dato nazionale, non gode neanche del beneficio dell'auto, cioè la ex capitale dell'auto non gode di quel vantaggio che al PIL nazionale dà l'auto, perché le auto che fa la Fiat si producono a Melfi e non si producono a Torino. Ecco perché bisognava chiedere qualcosa in più per Torino, cioè non basta accontentarsi di ciò che Marchionne ci ha lasciato, a Marchionne si poteva chiedere di più per Torino.